In quest'ultimo giorno di fiera Luminanzia ha scelto di ascoltare un'opinione sull'andamento di questo evento delle aziende che vi hanno partecipato. Buongiorno, sono Gabriele Marchesi, sono il responsabile della parte di robotica e gestione aziendale per De Laval Italia. E oggi siamo qui come De Laval Italia alle Fiere Internazionali di Cremona per rappresentare il nostro marchio e alcune delle nostre novità, sia in termini di prodotti di robotica, di gestione aziendale, ma anche per la parte di mungitura convenzionale e di aftermarket. E per questo passo al mio collega, il quale si occupa della parte della mungitura convenzionale. Sì, piacere, sono Martino Lorusso, mi occupo della mungitura convenzionale nonché per prodotti per alimentazione e attrezzature per la stalla e devo dire che la fiera sta dando degli ottimi risultati, stiamo avendo un'ottima affluenza, noi ci troviamo al padiglione 2 e forse è giusto. Il primo giorno c'è stato un'affluenza non eccezionale, ma gli altri due, ovvero giovedì e venerdì, nonché oggi, sabato, l'affluenza è notevole. Notiamo un'affluenza un po' da tutta Italia, abbiamo avuto anche delle visite da parte di stranieri e quindi siamo soddisfatti per adesso. Passo la parola al mio collega. Stefano Morandi, responsabile post vendita o come lo chiamiamo noi aftermarket, come diceva il collega, che sarebbero tutti i prodotti di consumo per i nostri impianti di mungitura, ma anche degli accessori della stalla come la spazzola basculante. E concludo dicendo che Fiera di Cremona è una fiera storica, molto sentita soprattutto in questa zona che penso in Italia la più vocata all'allevamento da latte e quindi è importante per noi che abbiamo come focus questo settore esserci. Sì, ciao, siamo alla Fiera di Cremona, è un appuntamento annuale importante per un'azienda come la nostra che tutti i giorni siamo a casa loro per il benessere, è un modo di vedere tante persone e confrontarci. Buongiorno, io sono responsabile delle vendite della CMP Impianti, una ditta leader nel settore della ventilazione. Sicuramente l'appuntamento della Fiera di Cremona è un appuntamento importante da continuare negli anni perché ci dà modo di incontrare i clienti, essere presenti, prendere nuovi contatti e consolidare quello che è il rapporto con i nostri clienti che attualmente vediamo tutti i giorni nelle stalle. Sono Paolo Arienti, titolare dell'azienda che porta il mio nome. È il 35esimo anno che facciamo ancora questa fiera, nonostante tutto insomma vogliamo sempre essere presenti, ma anche perché qualcosa sempre da presentare tutto sommato abbiamo fatto uno stand quest'anno un po' più interattivo, portiamo dei risultati, dei dati, dell'esperienza che abbiamo fatto sul nostro settore, su come si combatte lo stress da caldo. Cioè, siamo contenti comunque di aver partecipato ancora a questa manifestazione, speriamo di continuare così e che gli allevatori vengano a visitare questa fiera e ci diano soddisfazione. Si è conclusa così anche l'edizione 2019 della Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona. Al prossimo anno!